Il trofeo quattro sedi ha radunato nel palazzetto di Via Stazione a Calcinato oltre 250 atleti che si sono affrontati sul tatami nella terza prova provinciale di judo. Il giudice di gara, Margherita Pè, parla ai nostri microfoni. Allora, le società che hanno partecipato sono numerose. E ci sono anche ai limiti della provincia, perché abbiamo anche la zona di Mantova. E in questa gara, che è l'ultima qui a Calcinato, abbiamo avuto un numero piuttosto elevato di atleti partecipanti e sono in totale 290 circa. E quindi diciamo che la nostra gara, oltre alle altre due, sono state promozionali per il judo, e questa è una cosa positiva. Organizzatori, ma in particolare i genitori degli atleti, che sono sempre disponibili a portare tutti i bambini, gli atleti, eccetera. Il rapporto maschio e femmine è abbastanza equilibrato, soprattutto nelle categorie fino agli esordienti. Poi pian pianino vanno un po' scemando. Anche Gualtiero Spagnoli, responsabile provinciale del judo e responsabile della commissione regionale, oltre ad essere maestro sesto dan, rilascia una breve dichiarazione. Il prossimo passo sono le prove, la prima prova regionale. Avendo almeno fatto una gara provinciale, hanno diritto a passare alla prima prova regionale. Che la prima prova regionale si disputerà il 21 febbraio a Roncadelle, e quella è riservata solo ai preagonisti che hanno diritto alla fase nazionale. La seconda prova invece è quella per gli agonisti, che lì cosa vuol dire? Partono tutti ancora esordienti A, B, cadetti, junior, senior, master, e sì che si qualificheranno per la fase nazionale, perché sono divise in due prove le regionali, per i preagonisti e gli agonisti. Presenti judo Roncadelle, judo boys, judo Castelmella, Forza e Costanza, Monte Rotondo, Franciacorta Fitness, Buso e Shen, e Calcinato, Judo Cappelletti, Fujiyama, Sarezzo, Garda Judo, Ponte sul Mincio, Libertas Gussago, Sulzano e Malegno. Qui queste, alcune sono solo tesserate con la federazione, che possono partecipare ai campionati, ma non verranno inseriti nella classifica provinciale. Questa mattinata io la giudico benissimo, perché sono tutti contenti, e tutti sorridenti, anche i genitori hanno una gran passione a portare i bambini, perché senza i genitori i bambini non possono fare le gare. Poi abbiamo avuto il piacere di aver qua il maestro Cappelletti, che è responsabile mondiale, vicepresidente della federazione, è un grande amico, e lui è sempre disponibile quando lo chiamiamo.